Benvenuti e bentornati su Dai Colori ai Sapori. Io sono Valentina e oggi vi mostrerò come preparare il baba ganoush, una salsa medio orientale a base di melanzane davvero deliziosa. E inoltre vi farò vedere come preparare delle piadine morbidissime, perfette anche da utilizzare come wrap. E in questo caso, infatti, lo farciremo con il baba ganoush. Vi darò qualche consiglio su come poterlo abbinare e con questa ricetta realizzerete questa salsa nel minor tempo possibile. Sarà veramente veloce da realizzare e otterrete un gusto davvero sorprendente. E facendo questa ricetta avrete anche il dolcetto pronto in pochi istanti. Ci serviranno dai 900 ai 950 g di melanzane. Rimuoviamo il peduncolo e poi le tagliamo per lungo. Non dovremo togliere la buccia perché una volta cotta verrà via molto facilmente. Le fettine dovranno essere abbastanza sottili ma non troppo, in modo tale che possano entrare tutte in un'unica teglia. Avranno all'incirca uno spessore di 1,5 cm. E se vedete che non vi entrano tutte, cercate di sovrapporle leggermente in questo modo. Poi prendete 5 spicchi d'aglio e li adagiate direttamente sulla teglia nei buchini dove avete spazio. In questo modo l'aglio sarà molto più digeribile perché verrà cotto e darà molto più sapore alla salsa. Ora possiamo aggiungere l'olio d'oliva e poi li massaggiamo. Cercate di essere il più veloci possibile in questo passaggio perché le melanzane tenderanno ad assorbire subito l'olio e noi invece dovremo cercare di uniformarlo il più possibile su tutta la melanzana. E se avete questo mix di spezie con pepe nero, curcuma, cipolla, alloro, paprika e origano, utilizzatelo perché ci sta veramente benissimo. E ora dovrà cuocere in forno a 190 gradi dai 25 ai 30 minuti. Nel frattempo ci dedichiamo alla piadina. Per 8 piadine ci serviranno 300 g di farina zero, 20 g di olio di girasole, che sono 3 cucchiai pieni, 2 pizzichi generosi di sale e 155 g di acqua. Mescoliamo l'impasto inizialmente con un cucchiaio. E poi lo facciamo con le mani. Dovremo lavorarlo per soli 2 minuti fino a che l'impasto non sarà diventato liscio, morbido, ma nello stesso tempo compatto. Formiamo una pallina, foderiamo con pellicola e lo lasciamo riposare per mezz'ora. Le melanzane sono pronte, aspettiamo qualche minuto, giusto il tempo che si raffreddi un po', e poi possiamo prelevare la polpa. Come vedete, la buccia verrà via facilmente. E la polpa sarà diventata bella morbida. Mettiamo tutta la polpa ricavata e i 5 spicchi d'aglio nel contenitore del frullatore ad immersione. Aggiungete un cucchiaio raso di sale e frullate giusto il necessario per far amalgamare il tutto. E dato che ci servirà la tahina, noi andremo a tostare 5 cucchiai di semi di sesamo fino a che non saranno un po' più dorati, mi raccomando, non bruciati. A questo punto li possiamo togliere dal fuoco e li aggiungiamo alle melanzane. E dato che la salsa tahina non è altro che una crema di semi di sesamo frullati, senza aver bisogno di un mixer ma con un semplice frullatore ad immersione, frulleremo il tutto con le melanzane. Così otterremo la tahina con un metodo più veloce e alla portata di tutti. Poi aggiungiamo 4 cucchiai di limone e frulliamo. Cerchiamo inizialmente di rimanere in superficie per frullare i semi di sesamo e poi, quando vediamo che praticamente sono quasi tutti frullati, a quel punto possiamo andare verso il basso. Una volta fatto, avremo ottenuto una consistenza cremosa. Ora torniamo alle piadine. Come vedete, l'impasto sarà molto morbido. Schiacciamolo con le mani e poi lo dividiamo fino ad ottenere 8 spicchi. In una padella antiaderente mettiamo un goccino d'olio e poi lo asciughiamo bene con uno Scottex e accendiamo il fuoco a fiamma medio-bassa. Prendiamo uno spicchio, formiamo una pallina e copriamo il restante impasto in modo tale che non si secchi. Cerchiamo di lavorarlo mettendo meno farina possibile. Schiacciamolo inizialmente con le mani e poi ci aiutiamo con il mattarello.
e cerchiamo di farle più fini possibili con un diametro di circa 24 cm. Le aggiungiamo in padella, dato che è già bella calda, e le cuociamo un minuto per lato. E se le fate cuocere troppo e diventano scure, non vi verranno morbide. Quindi mi raccomando, occhio ai tempi. Come vedete, la piadina è venuta bella morbida e come trucchetto extra per farla diventare ancora più morbida e per farla conservare più a lungo mantenendo la sua morbidezza, una volta pronta la mettete subito dentro una campana. In questo modo si formerà un ambiente umido e la piadina diventerà ancora più soffice. Quando si saranno tutte raffreddate, se vi avanzano potete metterle in frigo in un contenitore ermetico e mangiarle il giorno dopo. Rimarranno morbide e arrotolabili lo stesso. Ora passiamo al ripieno della nostra piadina. Tagliamo delle verdure crude a nostro piacimento, mettiamo il baba ganoush all'interno della nostra piadina. Nel mio caso ho messo un po' di carote, barbabietole, un po' di sale e di olio e insalata. Per farlo a wrap vi basterà piegare gli angoli verso l'interno in questo modo e arrotolarlo verso l'interno. Tagliate a metà e tada, è pronto il wrap. Per completare il baba ganoush aggiungiamo dell'olio d'oliva e il mix di spezie che abbiamo utilizzato in precedenza sulle melanzane. Ed infine possiamo guarnire con un po' di foglie di menta oppure con del prezzemolo. Daranno una nota fresca alla nostra salsa. Il baba ganoush è una salsa molto versatile e lo possiamo abbinare in diversi modi. Abbiamo visto che lo possiamo utilizzare come salsa per le nostre piadine, wrap, ma sta bene anche nei panini, sul pane pita o come abbinamento per delle polpette o semplicemente servito con delle verdure crude. Se vi avanzano delle piadine potete fare come ho fatto io, le potete farcire con della Nutella così avete anche il dolcetto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Un abbraccio, ciao!